Prima di investire bisogna risparmiare. Ma cosa succede se lo portiamo all'estremo? Carissimi investitori, rimanete con me fino alla fine perché ho provato a vivere con soli 10 euro per un'intera settimana. E questo è com'è andata. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Carissimi investitori, inizia oggi il primo giorno di questa mirabolante avventura. Come potete vedere, ho rispolverato la vecchia bicicletta di mia madre perché giustamente devo sopravvivere per una settimana con 10 euro e quindi non posso prendere la macchina e pagare la benzina. Ora andiamo a fare la spesa. Sarà un'ottima occasione per andare un po' in bici e approfittare di questa bella giornata di sole. Ci aspettano 20 minuti di bicicletta a destinazione il supermercato più economico che ci sia. Roma non è per niente una città bike friendly. Sono partito da neanche 5 minuti e già ho rischiato la vita più volte. Tra l'altro qui è tutto un sali e scendi dalla bicicletta, perché quando uno deve fare le strisce pedonali e si passa da un marciapiede all'altro, purtroppo non c'è quella rampetta, ma c'è sempre un gradino molto alto da dover scavalcare. E questo, ora che me ne accorgo, non è neanche troppo carino per le persone disabili, diciamo. Abbiamo parcheggiato e incatenato la nostra bicicletta, ma prima di entrare vorrei già darvi i primi consigli per risparmiare. Prima di tutto scegliete sempre i supermercati più economici, i classici discount. Inns ed Eurospin sono generalmente quelli che hanno i prodotti meno cari. Il secondo consiglio è quello di portare sempre con voi le buste riutilizzabili. Queste non solo vi permettono di risparmiare quei 20-30 centesimi a busta, ma darete anche una mano all'ambiente. Si entra. Allora, ho una lista ben precisa dei prodotti che devo comprare. Questa lista l'ho fatta con l'applicazione dell'Eurospin, che è molto comoda perché ti permette di aggiungere tutti i prodotti del catalogo, ti dice anche tutti i prezzi e il totale, e quindi essenzialmente so già quanto andrò a spendere. Ora vado diretto a cercare i prodotti che ho selezionato con cura in questi giorni. Appena torno a casa vi farò vedere tutto quello che ho comprato e a quanto. Salve. No, grazie. 9,90. Okay. Siamo appena usciti, abbiamo speso 9,80 euro. Io in realtà volevo tenermi un euro da parte, tra poco vi spiego il perché. Comunque tutto questo saccone pieno e pesantissimo per 9,80 euro è praticamente un furto. Wow. Si torna a casa sperando di non ammazzarci. Ecco appunto. Finalmente siamo tornati a casa. Ora vi faccio vedere tutte le cosine che ho comprato. Mamma mia quanto pesa. Passata di pomodoro da 1 chilo, 6 uova grandi da allevamento a terra addirittura, tè classico per fare colazione, yogurt bianco magro da 0,5 chilo e un altro bricchetto di yogurt, questa volta intero, spaghetti da 1 chilo, ceci, fagioli, misto di legumi e cereali da 0,5 chilo. Li mangerò un sacco di volte praticamente. E poi sono legumi e cereali che fanno anche bene, sono ricchi di proteine e fibre. Concludiamo con un po' di frutta e verdura di cui non potevo fare a meno. Una verza crauto rosso che era in offerta. Questa fa veramente benissimo perché è ricca di vitamine e di antiossidanti, che quindi sono antitumorali. Una banana, ne dovevo comprare due. E concludiamo con un kaki. Totale speso, come vi dicevo, 9,90 euro. Il motivo per cui io in realtà volevo spendere solo 9 euro e lasciarmene in tasca uno, perché io non ho comprato condimenti, quindi sale, olio, zucchero, roba di alcun tipo. Il fatto è che una bottiglia d'olio mi sarebbe costata 7 euro e non avrebbe avuto senso comprarla, soprattutto considerando che in una settimana il quantitativo di olio che si utilizzerebbe di una bottiglia sarebbe tipo così. Quindi io volevo usare questo euro come una specie di abbonamento che mi permetteva di prendere un po' di condimenti dalla dispensa dei miei genitori. Così non è stato, perché ho pagato 9,90 euro, quindi mi sono rimasti 10 centesimi. Per sopperire a questa cosa praticamente non utilizzerò condimenti. Andiamo a riporre tutto questo ben di Dio e andiamo a prepararci il pranzo. Il menù prevede spaghetti al pomodoro, un goccino d'olio e andiamo con la passata. Ora, considerando che ho 1 chilo di spaghetti e me li mangerò praticamente ogni giorno a pranzo, facendo un rapido calcolo mi dovrei poter mangiare 142 grammi di spaghetti al giorno, e penso proprio che me li mangerò tutti, quindi mi converrà pesare ogni cosa prima di mangiare. Tu invece puoi mangiare quanto ti pare. Avevo dimenticato di dire che ho comprato anche 2 mele che invece erano rimaste sul divano. Comunque ci sono anche queste tra la frutta e la verdura. Yeah. Utilizziamo almeno un po' di acqua di cottura con l'amido della pasta per fare un po' di cremina col sugo. Chef. Raga, comunque sono le 3:10, è tardissimo. Se non altro avrò meno fame a cena. Dobbiamo prendere fino all'ultimo spaghetto, non si butta via niente.
E voilà. Ed eccoci qua, questi 142 grammi di spaghetti al pomodoro saranno il nostro pranzo per i prossimi 7 giorni. Me la sono divorata, ora vado a lavorare un po'. Noi credo che ci riaggiorniamo per cena. Sono le 5:44, io ho fame. Cioè in realtà non è proprio che ho fame, è che ho voglia di fare merenda. Comunque sapete adesso che facciamo? Visto che siamo ancora nel primo giorno, ci pesiamo, bilancia e facciamo la prova del 9. 66,2 kg. Sono ingrassato, o forse sto diventando grosso. Alla fine della settimana vedremo se sono dimagrito e di quanto. Si sono fatte le 8:15. Questo vuol dire che è ora di preparare la cena. Pochissimo di crauto rosso a crudo e un uovo. Non vedo l'ora di mangiare, dormire e passare subito a domani. Carissimi investitori, buon appetito. Dobbiamo dire che i crauti rossi, per quello che costano e per quello che riempono, sono veramente un affare. Il gioco continua finché non c'è un distacco di 2 punti. Si dovesse aggiudicare 2 punti consecutivi. Finetta finita. Sono stranamente soddisfatto. Non me l'aspettavo. Non so tra mezz'ora, tra un'ora poi come sarò. In questo momento mi sento sazio. Ora mi sparo un po' di YouTube e poi me ne vado a dormire. Raga, sono le 10:10. Quello che dovevo fare l'ho fatto. È passato anche un po' di tempo da che ho mangiato, quindi ho digerito e non mi sono ancora avvenuti i morsi della fame. Quindi io ne approfitterei per mettermi subito a dormire. E così domani ci svegliamo presto e diamo subito inizio alla giornata. Buonanotte. Le nostre 8:15 di sonno ce le siamo fatte. Allora adesso dobbiamo pensare alla colazione. Noi abbiamo 650 grammi di yogurt, all'incirca 105 grammi di yogurt al giorno. Forse riesco a sopravvivere. Ed ecco qui la nostra colazione. Colazione fatta, ora andiamo a fare quello che dobbiamo fare in bagno. La routine mattutina è stata compiuta, ora mi sono messo gli stessi vestiti puzzolenti di ieri, così vado a fare palestra. E vediamo se il mio nuovo regime alimentare mi permette di fare palestra in modo decente. Ah, eccolo qui, Buco, che viene a farmi compagnia. Guarda che t'ho portato, tiè, no, no. Ed eccoci arrivati. Rigorosamente, palestra all'aperto per non spendere soldi. Palestra finita, abbiamo fatto tutto quello che facciamo di solito e stranamente vi dirò non mi sono sentito per niente stanco. Ora torniamo a casa, visto che è ancora presto, ci mettiamo a lavoricchiare un po'. Ma prima di lavorare dobbiamo lavarci. La doccia rigorosamente senza shampoo e senza sapone, poiché non li abbiamo comprati, spero di non puzzare troppo. Tempo di asciugarci un attimo i capelli al sole e andiamo subito a lavorare. La cosa brutta però è che io solitamente dopo la palestra tendo sempre a mangiare qualcosa. Di solito mi mangio un pezzo di parmigiano e invece ora non ho pensato a nulla e sto proprio morendo di fame. Dobbiamo lavorare, ingannare il tempo fino ad arrivare al pranzo, che ho quei 142 grammi di pasta che non vedo l'ora. L'1:05, andiamo a prepararci il pranzo. Comunque carissimi investitori, mentre cucino vorrei far notare di come in realtà tutti i prodotti che abbiamo comprato, benché siano molto economici, in realtà sono molto salutari. Infatti se voi scaricate questa applicazione che si chiama Yuka, potete scannerizzare tutti i codici a barre dei prodotti e vi darà un punteggio da 1 a 100 su quanto è salutare la cosa che state andando a comprare. Quindi vedrete scorrere le immagini nel video e vedrete che nonostante abbiamo speso pochissimo, in realtà i prodotti che abbiamo comprato sono parecchio parecchio salutari. E questo dimostra che non serve spendere tanto o affidarsi a marchi molto costosi per avere la qualità. Infatti molte aziende magari preferiscono spendere più soldi in marketing piuttosto che nel fare un prodotto come si deve. Quindi il ragionamento pago di più per avere cose migliori è una stronzata, banalmente. Cosa prevede il menù di oggi? Ma guarda un po', pasta al pomodoro. Almeno la pasta mi dovrebbe riempire un po'. Il nostro pranzo di oggi ci sta costando all'incirca 20 centesimi. Mangiate lentamente, questo aumenterà il vostro senso di sazietà e vi farà anche digerire meglio. Ho ancora fame. La prossima volta che mangerò sarà questa sera con un po' di verza e un uovo, mamma mia. Onestamente pensavo di arrivare con questo livello di fame molto più in avanti nella sfida. Sono solo le 3:15 di pomeriggio, ma io sono già stanco. Cioè avrei come bisogno di fare un pisolino, ma io non ho mai fatto un pisolino. Io penso che sia perché primo non
sto facendo niente praticamente, dato che non posso di fatto uscire di casa, perché altrimenti spenderei soldi. E poi anche il fatto di mangiare quello che sto mangiando sicuramente mi sta mettendo molta più sonnolenza. Vediamo come passare il tempo e poi a cena. Mi stavo preparando la cena, come ieri l'uovo e la verza, quando mi sono ricordato che io per cena mi ero comprato anche fagioli, ceci e tutta questa busta misto di legumi e cereali. E con queste essenzialmente ci mangio per 5 giorni. Quindi forse ieri, essendo stato il primo giorno, ho mangiato troppo poco a cena avendo paura di finire il cibo. Però in realtà avendo 6 uova ne ho praticamente una al giorno, e in più ho tutti questi barattoli di legumi e cereali qua. Quindi ho deciso che oggi farò la vita da re e mi mangerò anche mezzo barattolo di ceci. La mia cenetta oggi è a base di uovo, verza e ceci. Proprio per quest'ultimi sono molto fiducioso che mi riempiranno più della cena di ieri. Pasto finito. Devo dire che per la prima volta nella sfida mi sento realmente sazio e penso che non mi verranno i morsi della fame tra poco. Ultimo consiglio prima di concludere la serata: leccate sempre il vostro piatto, così non sprecherete cibo e vi sarà molto più semplice poi da lavare. Anche oggi si è fatta una certa. Buonanotte. Buondì. Mangerò soltanto mezzo frutto e soli 50 grammi di yogurt, così dopo alle 10:30-11, quando sono sicuro che mi ritornerà fame, avrò qualcosina da mangiare. Colazione finita, adesso andiamo in bagno. Alla fine, dato che adesso non sento tutto il bisogno di mangiare la frutta, la mela me la tengo per oggi pomeriggio. Però lo yogurtino non ce lo toglie nessuno. Un'altra cosa che voglio fare è mettere a mollo questo misto di legumi e cereali secchi che mangerò questa sera a cena. Dato che addirittura mezzo chilo di roba e siamo già al terzo giorno, possiamo tranquillamente fare 120 grammi di cibo. Sono contento, più il tempo va avanti e più mi sto organizzando meglio. Alla fine ho fatto la fame solamente il primo giorno. È tutta questione di capire bene come organizzarsi. Stasera ci facciamo una bella zuppetta. Ci vediamo a pranzo. Raga, oggi niente pasta al pomodoro, perché ho intenzione di farmi la pasta all'assassina. Tanto gli ingredienti sempre pasta e pomodoro sono. Quindi per fare questa strana pasta all'assassina bisognerà prima di tutto preparare un sugo normalissimo nella padella. Quest'acqua qua che abbiamo con dentro un po' di pomodoro, prendiamo l'acqua e la andiamo a mettere piano piano nel sugo. Gli spaghetti andranno messi direttamente crudi all'interno della padella. Per non far appiccicare tutto il sugo, dobbiamo semplicemente aggiungere di tanto in tanto un po' d'acqua. Vedete, per risparmiare quante chicche escono fuori, eh? Guardate come sta venendo bella bruciacchiata. Io vi giuro che è tutto normale. Un altro po' d'acquetta ed è quasi pronta. La... Con tutto che c'è pochissimo sale, è comunque saporitissima. Ed ecco qui la pasta all'assassina. Terzo pranzo di questa sfida infernale, è veramente buona. Di fatto è pasta al pomodoro, ma non sa minimamente di pasta al pomodoro. Sto finendo ora di mangiare e mamma mia quanto sono soddisfatto di questo pranzo. Adesso ci riposiamo e poi tra poco dovrebbe venirmi a trovare la mia ragazza che mi viene a fare compagnia in questa sfida. No. È arrivata! No. La mia donna è arrivata e ora dovrò prepararle del pranzo, anche se sono le 3:40. Lei ovviamente è esclusa dalla challenge. E com'è? Buonissima. Come? Buonissima. Visto che sono le 5, è il momento della merenda e c'è la mezza mela che mi hanno lasciato da stamattina per la colazione. Oh, sto preparando per me... Per Veronica, le uniche che mangiano sono le gatte. Finalmente è arrivato il momento della cena. Cioè, già questa forse basterebbe quasi per sfamarci. E poi c'è ovviamente il mio ovetto. Adesso ci guardiamo un film. La terza giornata della sfida è andata molto meglio delle altre. Sono veramente soddisfatto di come ho saputo gestire il tutto. Sta andando molto 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 meglio del previsto. Comunque sia, ora ci continuiamo a guardare il film a letto e ci diamo la buonanotte. A domani. Quarto giorno della sfida e speriamo che sia un buon giorno. Devo dire che ancora non mi è venuta fame, quindi vuol dire che la cena di ieri ha funzionato. Oggi praticamente andiamo a utilizzare quella mezza banana che abbiamo lasciato dall'altro ieri. Visto che questa banana è enorme, me ne lascio una punta per oggi pomeriggio. Creiamo noi da soli lo yogurt e la banana. Buon appetito! Buonissimo! Io mi sa che per pranzo mi faccio i fagioli al pomodoro, perché forse tutta questa pasta che sto mangiando ogni giorno a pranzo
mi sta intoppando un pochino. Ed eccoli qua, fagioli, pomodoro. E guardate qua che mi invento pur di non pagare. La mia pianta di peperoni sta iniziando a dare i suoi frutti. Come potete vedere, ben 1, 2 e 3 peperoni. Quindi adesso ne stacchiamo uno e lo utilizziamo insieme ai fagioli e al sugo per fare una specie di chili senza carne. Raga, guardate come sta venendo bene. A parte il macinato, questo è proprio chili, eh. Chili per me e cacio e pepe per lei. E anche oggi abbiamo ripulito il piatto per bene. Adesso ho un quarto di banana per merenda e poi ci riaggiorniamo per la cena. Siamo arrivati a cena, ho abbastanza fame, non troppa, ma ho comunque deciso di farmi la pasta. C'è una ragione ben precisa e domani capirete il perché. Qua come al solito c'è l'acqua per gli spaghetti, il pomodoro, ma tenetevi forte perché adesso c'è una grandissima sorpresa. I miei genitori che erano stati fuori per il weekend mi hanno portato la piantina di basilico dall'altra casa. Guardate che belli spaghetti, pomodoro e basilico. Quarta cena, buon appetito. Un recap di come sta andando la sfida. Ho mangiato il piatto di spaghetti al pomodoro, buoni come sempre, e sono anche completamente sfamato, non ho minimamente fame. La cosa che sta iniziando a diventare difficile è il fatto di mangiare ripetutamente le stesse cose. Cioè, non è tanto il non essere sazi il problema, perché alla fine la quantità di cibo che sto mangiando è comunque ragionevole, non mi trovo quasi mai ad essere affamato, però a livello psicologico il fatto di dover mangiare sempre le stesse cose, di non mangiare cose diverse, inizia ad essere un po' impegnativo. Comunque giornata 4 è conclusa, io sono veramente sazio, ora ce ne andiamo a dormire e domani è lunedì, si lavora, si va in palestra e vediamo se riusciamo a sopravvivere. Da qua vi do la buonanotte e ci vediamo domani. Salve a tutti. Giorno 5. Yogurtino al kaki, è classico, e l'altra metà del kaki me la lascio per oggi pomeriggio. Tre quarti sono andati e questo ce lo teniamo per dopo, che dopo aver fatto palestra mi verrà sicuramente fame. Oggi è andata molto meglio, mi sa che i fagioli di ieri hanno funzionato. Siamo carichi, si va a fare palestra. Palestra finita, si sono fatte le 11:45, stranamente non ho per niente fame. Sapete che faccio? Siccome non ho fame, ne approfitto, non mi mangio lo yogurt, mi faccio direttamente la doccia, così poi si fa ora di pranzo, mangio e poi lo yogurtino me lo mangio oggi pomeriggio, quindi per la prima volta farò merenda. Doccetta, anche oggi niente shampoo, niente sapone, ma solo tanta tanta acqua per levare via tutto il grasso. Ora iniziamo intanto a prepararci il pranzo. Oggi, siccome ho fatto palestra, voglio farmi un bel frittatone con la verza. Userò 2 delle 3 uova che mi sono rimaste. Mentre per stasera ho già messo a mollo 150 grammi di questa zuppa. Raga, alla fine, siccome me ne era rimasta tantissima di verza, oggi ci sto andando giù pesante. Poi se mi rimane la lascio e me la mangio nei prossimi giorni o stasera, insomma, poi si vedrà. La verza è cotta, ora tocca la frittata. Bella proteica, visto che oggi abbiamo fatto palestra. Ma guardate che bel pranzetto coi fiocchi. Ho finito tutto, per la prima volta sto scoppiando. Poi per oggi pomeriggio abbiamo anche quella piccolissima rimanenza di yogurt con kaki. A cena 150 grammi di zuppa. Raga, sto veramente da Dio. Sono le 5 del pomeriggio, mi è venuta una fame bestiale all'improvviso e quindi ora mi mangerò questo poco di yogurt che ho lasciato da stamattina e mi mangerò anche metà di questo kaki che appunto avevo lasciato a metà sempre questa mattina. Se ho tutta questa fame bestiale penso che sia perché comunque stamattina ho fatto palestra e quindi oggi il mio corpo per forza di cose ha bisogno di più cibo rispetto agli altri giorni. Meno male che mi ero lasciato questo pochissimo dalla colazione. Non credo sinceramente che mi basti, dato che ho veramente parecchia fame. Speriamo almeno che mi aiuti ad arrivare fino a cena. Alla fine mi sono fatto un tè caldo e devo dire che mi sta molto aiutando a togliere il senso di fame. Ho già iniziato a cucinare la zuppetta, visto che questa ci mette un'oretta buona a cuocersi. Raga, mi è venuta un'idea. Sono sceso sotto al palazzo perché qui, come potete vedere, c'è una pianta di rosmarino. Così ora ci portiamo a casa del rosmarino gratuito da usare nella zuppa. Voilà! Per rendere la zuppa ancora più completa aggiungerò parte dei ceci che ho lasciato l'altro giorno con la loro acquetta. E questi ce li teniamo per domani o dopodomani. Si mangia. Regà, sto campando come un re. Ma a parte gli scherzi, guardate che roba. Cena numero 5, buon appetito. Mi sono appena ricordato che ci sarebbe anche la verza di stamattina, ma io sto scoppiando. Quindi, serata tranquilla, ci vediamo domani.
Sesto giorno, come al solito, yogurtino, tè. Ho deciso di utilizzare un solo spicchio della mela intera che avevo e l'ultimo quarto di kaki. Così uno spicchio di mela me lo mangio oggi pomeriggio e l'altra metà me la tengo per domani. Il fatto è che di carne e pesce posso anche fare a meno, ma frutta e verdura proprio preferisco mangiarne anche pochissime quantità ogni giorno piuttosto che mangiarne di più in un giorno e poi stare completamente senza il giorno dopo. Sto a fare colazione e poi ci riaggiorniamo per pranzo. Allora, sto preparando il pranzo. Siccome ieri non abbiamo mangiato la pasta, oggi e domani abbiamo un sacco di pasta in più. Infatti, se andiamo a pesare gli spaghetti che ci sono rimasti, abbiamo ben 451 grammi di pasta rimanente. Quindi oggi 220 grammi di pasta me li sparo tutti. Anche oggi una bella pasta all'assassina, visto che l'altro giorno l'ho apprezzata molto. Questi sono 220 grammi di pasta. Ogni giorno sto mangiando meglio e di più essenzialmente, e quindi sono troppo contento perché sto dimostrando che questa cosa nel 2023 con inflazione alle stelle, ma con un po' di accortezza, si può ancora fare. Vado in letargo con la pancia piena, ci rivediamo a cena. Per la penultima cena mi è venuto a trovare il mio amico Buco, mi farà rosicare mangiando il suo bel kebab, mentre io mi dovrò accontentare della verza di ieri e questa zuppa. Considerate che il mio kebab e due falafel è costato quanto la challenge di Michelangelo oggi. Come di consuetudine ormai sto scoppiando, ho mangiato tantissimo, fra la verza e la zuppa sto veramente esplodendo. Quindi ormai questa sfida è sempre in discesa. Io direi che ci vediamo domani con l'ultimo giorno della challenge. A domani. Wow, siamo già all'ultimo giorno. Mi fa veramente strano che sia già passata una settimana, sapete? Cioè, i primi giorni ero stanco, affamato e quindi il tempo passava molto, ma molto lentamente. Invece poi, da quando ho capito come organizzarmi, il tempo è volato. Fantastico. Ultima corsetta di questo video per arrivare in palestra. Ultima doccia senza saponi. Penso proprio che qualche volta continuerò a farmi la doccia con solo acqua, perché ogni tanto non fa poi così male non stressare la pelle e la cute con saponi vari. Ultimo pranzo, una quantità enorme di verza che appare essere infinita, qualche cecio conservato gelosamente dai primi giorni e un ovetto sodo sfrantumato all'interno per i miei muscoli che hanno fatto palestra. Finito. Questa sera a cena mi mangerò i consueti spaghetti, pomodoro e basilico, ma carissimi investitori, questo era il nostro ultimo pasto insieme. Infatti, nel momento in cui sto registrando questa clip, il video sarà pubblico tra 3 ore e quindi sono costretto a interrompere qui le riprese. Nonostante ciò, io sono contentissimo che siamo riusciti tutti ad arrivare fin qui. Ringrazio voi prima di tutto per essere arrivati fino a questo punto del video e ringrazio anche me stesso per aver fatto questa sfida e non essermi arreso. Ho dimostrato che stando veramente attenti si può realmente vivere con soli 10 euro per una settimana. Un po' distenti, però si può fare. Che questo video possa essere d'aiuto per tutte quelle persone che al momento si trovano in difficoltà economiche. Spero che sia potuto risultare interessante per tutti, per me lo è stato. Vi prego di lasciare un commento qui sotto dove mi dite che cosa ne pensate sia del video che dell'esperimento. Se avete qualsiasi consiglio è ben accetto. Spero davvero che abbiate apprezzato questo video. In tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando lasciate la campanellina perché serve. Noi ci rivediamo a un prossimo video e intanto qui di lato ci sono i due video che dovrebbero far di più al caso tuo, quindi ovviamente guardali. Ma prima di concludere il video è arrivato il momento della verità. 64,8 kg. Ho perso 1,4 kg. Ma sono ancora grosso, sono grosso.